I lavori odierni del Consiglio regionale Lombardo si sono aperti con un minuto di silenzio dedicato alla memoria di Laura Prati, il sindaco di Cardano al Campo, che ieri è morta dopo 20 giorni di agonia a seguito dell'attentato che ha subito presso il suo municipio. Ne abbiamo parlato con il consigliere leghista Fabio Rizzi, il quale ha posto l'accento sul ruolo dei sindaci oggi quanto mai lasciati soli. Consigliere Rizzi, questa seduta del Consiglio regionale dedicata al bilancio si è però aperta con purtroppo una triste notizia, la morte del sindaco di Cardano al Campo. Un ricordo, visto che anche lei tra l'altro è dalla stessa provincia di Varese. Sì, sicuramente è un ricordo di un avversario politico, ma sicuramente di un ottimo amministratore, ma questo conta veramente poco. Fondamentalmente è il ricordo di una persona che in maniera assolutamente illogica è stata attaccata da un pazzo furioso che ha voluto fare giustizia colpendo chi non aveva nessunissimo tipo di responsabilità. Questo è purtroppo quello di cui dobbiamo prendere atto, e comunque Laura Prati ci ha definitivamente lasciato, e ovviamente il ricordo va di lei, ma soprattutto alla sua famiglia. Fargli sentire la vicinanza mia personale, del mio partito, del Consiglio regionale, serve veramente a poco, ma comunque può essere utile ricordarla. Lei è stato anche sindaco e purtroppo questa è stata l'occasione per riflettere sull'attività del sindaco. Ci si è chiesti se possa esserci questo rischio addirittura per un primo cittadino. Purtroppo quello che prendiamo atto è che adesso questa ira incontrollata si sta scagliando anche sui sindaci, ma non solo sui sindaci, pensiamo al carabiniere ferito al collo in maniera drammatica in centro a Roma. C'è un'esasperazione da parte del cittadino nei confronti delle istituzioni, nei confronti della politica, che ormai trascende da qualsiasi logica. La politica deve interrogarsi su questi episodi e, se possibile, metterci una pezza, andando a riavvicinarsi al cittadino, a riavvicinarsi alle problematiche vere del territorio. E da questo punto di vista il messaggio del caso di Cardano al Campo ci deve far riflettere su come i sindaci, le amministrazioni comunali sono veramente lasciati sole, lasciati in prima linea, senza risorse economiche e con delle grossissime difficoltà normative. Questa centralizzazione non va bene, va bene devolvere le competenze, ma bisogna anche devolvere le risorse per erogare le competenze. Non erogare solo le competenze senza nemmeno un euro per gestirle.